Nel capitolo 5 della Laudato Si', Papa Francesco ci racconta delle cose bellissime. Ci racconta di un mondo che lui auspica per il futuro: agricoltura sostenibile, diversificata, a sviluppare forme rinnovabili e meno inquinanti di energia, a incentivare l'efficienza energetica, a promuovere una gestione adeguata delle risorse forestali, marine e ad assicurare a tutti l'acqua potabile. Poi si auspica una integrazione maggiore nei processi decisionali, un'attenzione maggiore all'umano nel complesso, in maniera integrata rispetto all'ambiente, affrontare le varie disparità, le varie diversità. Insomma, disegna un mondo veramente meraviglioso che assomiglia molto per certi versi, anche se in un'ottica forse più ampia dal punto di vista spirituale, a quella che è l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, cioè questi 17 grandi obiettivi che le Nazioni Unite hanno, come dire, inquadrato per tutto quanto il mondo, da raggiungere auspicabilmente entro l'anno 2030, quindi abbiamo ancora 9 anni, non è tanto. E questi 17 goal sono sconfiggere la povertà, sono sconfiggere la fame, assicurare a tutti salute e benessere, assicurare a tutti un'istruzione di qualità, raggiungere la parità di genere e poi ce ne sono altri che riguardano tutta quanta la gestione dell'acqua, la cura dei mari e poi la stessa cosa sulla terra e poi la vita nelle città, lo sviluppo economico, nello stesso tempo la tutela dei diritti umani, una rete di partenariato complessivo verso questi obiettivi, eccetera, eccetera. Insomma, in tanti adesso ormai stanno muovendo la propria attenzione verso un'agenda globale, chiamiamola così, no? Una visione universalistica oppure olistica, c'è cioè una piccola differenza, ma adesso potremmo tenerla anche insieme. Una visione d'insieme, appunto, su quelle che sono le grandi sfide del nostro tempo, gli obiettivi sui quali dobbiamo camminare tutti quanti. Non da ultimi i giovani che con i Friday for Future ispirati da Greta Thunberg stanno, no, camminando, almeno finché si poteva prima della pandemia, manifestano ogni venerdì per risvegliare la coscienza comune verso queste importanti iniziative. E ora, ma un mondo sostenibile, per come viene così sperato da molti, è possibile o è un'utopia? Cioè, stiamo camminando verso qualcosa che non accadrà mai, con uno sguardo un po' più realistico, magari un po' più cinico, dobbiamo semplicemente accettare il fatto che no, non è possibile. Così è bello scriverlo, ma la verità è che questa cosa non verrà mai realmente implementata, no? E quindi pensavo di condividere con voi una riflessione proprio su questo tema, cioè sul tema dell'utopia. Che cos'è l'utopia? L'utopia, voi sapete, no? La parola utopos in greco significa che non è in nessun luogo, cioè è raccontare uno spazio, un mondo che però in realtà non esiste. Non esiste, non è mai esistito, ma potrà esistere nel futuro? Chi lo sa, questo dipende dalle interpretazioni in realtà. Di fatto quello dell'utopia è un escamotage filosofico narrativo che viene usato tante volte perché permette di mettere all'interno di questa isola che non c'è, l'utopia appunto, qualunque tipo di contenuto auspicato oppure non auspicato, realizzabile o meno, perché tanto appunto essendo utopico è libero da qualunque vincolo strettamente realistico. È il tema del non luogo, che appunto si presta facilmente a numerose prospettive. L'utopia in genere, per come noi la interpretiamo, però, rappresenta più che altro una sorta di modello di azione. Cioè, quando noi ci rifacciamo a un'utopia, ci rifacciamo a un ideale bello, che, come dire, sarebbe auspicabile appunto che tutti quanti volessero in qualche maniera perseguire. Il nome è stato ideato in età moderna di Thomas Moore, San Tommaso Moro, italianizzato, no? Siamo proprio nella fase di passaggio in età moderna. Considerate, Tommaso Moro nasce nel 1478, muore nel 1535 e l'opera Utopia, a essere precisi, è del 1516. E lui, in quest'opera cosa fa? Non scrive
una profezia. Non dice se noi camminiamo in questa direzione un domani, no, raggiungeremo una società perfetta. In realtà lui con questo racconto fa una dura critica alla civiltà inglese nel suo tempo. È un testo ironico, non dico satirico perché non andava di moda la satira in questi termini all'epoca, però insomma ci rassomiglia, no? È un testo che serve quindi a scuotere le coscienze degli inglesi dell'epoca, soprattutto dei nobili inglesi dell'epoca. Questo perché l'utopia, per come è sempre stata vista fino all'età moderna, non aveva tanto lo scopo di promettere un futuro raggiungibile, quanto di rammentare. Rammentare vuol dire, in senso etimologico, riportare alla mente, no? Cioè ricordare, ecco, ricordare, riportare al cuore, rammentare, riportare alla mente. È più che altro un monito, come dire, un escamotage, diciamo prima, che serve per stimolare la persona a dire guarda che si può fare di meglio, eh? Si può fare di meglio di così. Però l'utopia, come dire, non proietta illusioni, non ti dà l'illusione che guarda che se facciamo tutti quanti in questa maniera un domani, no, vivremo in un mondo perfetto. È più che appunto fare promesse, l'utopia scomoda la persona. Quando uno legge un testo utopico deve percepire un certo fastidio nei confronti del mondo nel quale vive, a cominciare dalla propria coscienza, e deve attrarre verso un mondo comunque possibile, e riattivare la persona in funzione di uno stile di vita più alto, mettiamola così. In questo senso, ogni testo utopico dell'antichità, e ce ne sono tantissimi, è strettamente connesso al concetto stesso di virtù, al concetto di forza morale, no? Cioè come quell'attitudine della persona a dedicarsi a un progetto realizzativo di una comunità migliore di quella all'interno della quale stiamo, sostanzialmente. A farsi carico della realizzazione di quell'utopia in prima persona. Vuole scuotere il singolo affinché si decida a mettersi in cammino verso un luogo che non esiste, forse non esisterà mai, ciò nonostante è comunque un luogo desiderabile. Questo perché l'utopia nell'antichità, i vari testi utopici dell'antichità e di tutto il Medioevo, più che dare un obiettivo, indicano una direzione, che non è la stessa cosa. L'obiettivo è un punto di arrivo, la direzione è più che altro una destinazione, nel senso un indirizzo verso il quale muoversi. Una cosa che io dico da Roma, andiamo a nord, altro che io dico andiamo a Milano. Entrambi vanno nella stessa direzione, però andare a nord vuol dire definire un punto di arrivo. L'obiettivo ultimo è Milano. Andare a nord invece è una direzione costante, supera Milano, supera qualunque tappa intermedia. In questo senso, l'utopia, più che i racconti utopici che esistono, più che essere una dimostrazione logica, matematica o scientifica della convenienza di un altro stile di vivere la comunità, sono più che altro un tentativo di smuovere la persona affinché questo stesso la inizi a vivere se stesso. Cosa significa questo? Che l'utopia non si dimostra, l'utopia si mostra. Non si tratta di dimostrare la convenienza di un progetto da realizzare nel futuro, ma dimostrare uno stile di vita differente, che merita di essere portato avanti. Anche se in una qualche maniera è quasi impossibile realizzarlo completamente, perché è talmente alto, talmente meraviglioso, talmente perfetto che nessuno potrà mai dire: ecco, io sto realizzando effettivamente in maniera compiuta questo stile virtuoso di stare nella città, no? E l'unico modo che esiste per tentare di mettere in concretezza questi sogni utopici è di fatto dal basso verso l'alto educare
a vari livelli, il singolo, la famiglia, le aziende, le imprese, la comunità locale, come la città in senso ampio. Quindi educare dall'alto verso il basso nel perseguire uno stile di cittadinanza più bello, fatto più bello, non conflittuale, no? Non fazioso, non particolaristico, aperto verso il bene comune. Cioè, nessun progetto utopico strettamente inteso si è mai trasformato in una serie di leggi o in una ristrutturazione della società che in maniera tecnica, dall'alto verso il Scusa basso, Simone, rispetta. sono comparse le sessioni interattive, accediamo chiaramente successivamente, ok? Quindi non entrate perché sennò vi separate. Sì, questo lo recuperiamo dopo. Dunque, dicevamo, nessun modello utopico interpretato in senso stretto si è mai trasformato in una serie di riforme istituzionali, in una serie di progetti giuridici che dall'alto verso il basso si sono imposti su tutti. Ho detto nessuna interpretazione dell'utopia in senso stretto, perché poi in realtà c'è stato da un certo momento in poi, nell'età moderna e poi contemporanea, un altro modo di concepire l'utopia, che era esattamente quest'altra cosa, cioè disegnare, immaginare la prospettiva di una società futura, perfetta, da raggiungere ad ogni costo, e come fare questo? Tramite una riforma istituzionale, quindi non tramite l'impegno di ogni singolo che, come dire, si fa carico della propria parte di bene comune, ma tramite la realizzazione sulla carta di un modello perfetto che dall'alto verso in basso viene applicato in maniera, se vogliamo, quasi coatta, quasi violenta su tutti. Questo poi adesso nel proseguire di questa piccola trattazione lo vediamo un attimo, no? L'ultima questione da cogliere è che ogni volta che si parla di utopia nella letteratura così, letteratura italiana, nel senso narrativa, non solo italiana, ecco, appunto, letteratura narrativa, nella letteratura filosofica, siamo sempre nei momenti di crisi, cioè nei momenti di passaggio, nei momenti complicati. In quei momenti alcuni pensatori cosa fanno? Fanno appunto ricorso a questo escamotage utopico per fare cosa? Per dare una prospettiva diversa ai propri contemporanei, di fatto. E normalmente questi momenti di crisi hanno, come dire, una tipicità, e questa tipicità è un momento di diffusione di un certo individualismo, cioè quella fase in cui le persone, nel senso così, nel senso ampio, e iniziano a perseguire molto di più il proprio interesse personalistico piuttosto che avere una visione d'insieme di quello che è il bene, ok? In questo senso. E noi effettivamente viviamo in questa fase. Viviamo in una fase di crisi, viviamo in una fase in cui dall'inquinamento al consumo dei servizi ecosistemici, dalle varie povertà. E lo dico al plurale perché ci sta la povertà materiale, ma non solo quella, c'è la povertà culturale, una povertà spirituale, no? Alle disparità eccessive, alla crisi sanitaria che noi stiamo vivendo adesso, alle varie crisi cicliche dell'economia, se pensiamo a quella del 2006, no? La crisi dei mutui subprime, poi c'è stata quella dei debiti sovrani, e poi adesso c'è questa che stiamo vivendo in questo momento, appunto connessa al lockdown. Siamo in un periodo di crisi. Siamo in un periodo di crisi in cui la tentazione è quella di affrontare tutto questo richiudendoci in noi stessi, e invece un testo come la Laudato Si, che non è l'unico, dà una prospettiva diversa. Dice: no, no, in questo momento in cui tu c'hai paura e tutta questa situazione ti porta a, come dire, a curarti soltanto del tuo piccolo giardino, questo è il momento in cui bisogna alzare lo sguardo e ragionare in un'ottica di sostenibilità. E la domanda è: ma la sostenibilità allora è un'utopia? Cioè, che senso ha camminare verso un qualche cosa di non realizzabile, se così è? Vediamo rapidamente, per esempio, alcuni esempi di questa letteratura utopica.
E mi rifaccio sempre agli autori che abbiamo visto anche nelle puntate precedenti. Allora, il primo famosissimo è Platone, no? Platone nella sua Politeia, la Politeia è stata tradotta come la Repubblica, in realtà è che la parola Politeia non è traducibile, ci racconta una città in cui etica, morale e politica sono ricongiunte e ogni persona trova come dire, il fine della propria esistenza nella partecipazione al bene comune. Cioè, utopico, più utopico di così, figuriamoci. È come se, anziché ciascuno chiedersi da bambino che cosa voglio fare da grande, si fa questa domanda: di che cosa ha bisogno la mia città? Ecco, questo è un po' il senso. E in questa Politeia non è che ci stanno indicazioni costituzionali, non ci stanno una serie di leggi da applicare, no? Viene raccontato un diverso modo di vivere la città. E visto che non si può trasformare questo in quindi in un'azione giuridica, perché non funziona in questa maniera, Platone fonda l'Accademia, cioè di fatto si dà all'educazione. Si tratta di educare in maniera diversa le persone. Educarle a cosa? A uno stimolo della possibilità di vivere una città più bella. E lui la scrive proprio così, cito: di questa nostra città l'esemplare sta forse in cielo e non è molto importante che esista di fatto in qualche luogo o che mai debba esistere. A quell'esemplare deve mirare chiunque voglia in primo luogo fondarla dentro di sé. Ed ecco la prima caratteristica dell'utopia. Un discorso utopico è un discorso che inizia da dentro di me. Poi, successivamente, Platone si rifà, ad esempio, ad altri testi, a un altro mito antichissimo, che è il mito di Atlantide, che è un'altra utopia, racconta un'isola che non c'è, un'isola perfetta, che però, voi conoscete tutti quanti il mito di Atlantide, no? Pecca di tracotanza, questa è la descrizione che facevano gli antichi greci, e viene sprofondata. Nell'arco di pochissimo tempo viene sprofondata sotto il mare, no? E cosa dice Platone con questo mito? Dice che non esiste una civiltà perfetta, che niente dura per sempre. Dice che il potere umano è sempre destinato a crollare. Dice, per esempio, ecco, molto interessante per i nostri tempi, che la crescita senza fine non esiste. Prima o poi finirà anche quella. Dice che perseguire il successo in maniera cieca porta al disastro. Dice che senza sostenibilità non c'è futuro, perché Atlantide invece rappresenta tutte queste negatività appena descritte, no? Andando avanti nel tempo, un po' di secoli dopo, spostandoci dalla Grecia a Roma, per esempio Cicerone, intorno al 50 a.C., scrive un'opera simile che è il De Repubblica, che è un'altra opera utopica, in cui parla dell'uomo che lui chiama il vir probus hac honestus, l'uomo probo e onesto, quest'uomo che incarna tutte le virtù romane, tutte le virtù, quelle che per loro no, erano fondamentali, il mos maiorum, le incarna perfettamente, ecco, no, già che le incarna perfettamente è evidentemente utopico, e parla di questa virtù, che cos'è? È principalmente la dedizione all'amor patrio, la dedizione al bene comune. E accanto a questo il disprezzo nei confronti di chi si interessa soltanto a sé. E all'interno del De Repubblica poi ci sta un piccolo brano, che è il Somnium Scipionis, nel sesto libro, in cui racconta di una visione che il personaggio fondamentale fa in un dato momento. E in questa visione viene spiegato, c'è cioè un'immagine molto bella, che è quella della Via Lattea, no? E lui dice: che cos'è la Via Lattea? La Via Lattea è questo indirizzo, no? È come una strada che si compone non di stelle, ma di tutti gli uomini virtuosi che, così come hanno portato la luce nella terra, no? Continuano a indirizzare il cammino nei cieli. È un'immagine poi verrà ripresa tanti anni dopo da un cartone animato della Disney che è il Re Leone, no? I grandi re del passato come che ci guidano dall'assù, mi pare fosse questa citazione del Re Leone. Ecco, una cosa del genere. Cioè, cosa significa questo? L'impegno verso il bene comune illumina il mondo. E questo è quello che vuole comunicare Cicerone in una fase critica, che è la fase di passaggio dalla Repubblica al Principato.
cioè nella fase in cui sta per nascere l'impero sostanzialmente. Lui è un oppositore di Cesare, poi no, cambia tutta quanta la storia. Poi ecco, la storia di Roma farà tutto il suo percorso e a un certo punto succede a Roma quello che è successo ad Atlantide, anche Roma crolla, anche se i romani erano convinti che questa cosa non sarebbe mai accaduta, Roma crolla. Nel 410 arrivano i Visigoti guidati da Alarico, saccheggiano la città di Roma e questa cosa è una tragedia per noi incomprensibile. Qualcuno ha pensato che il crollo di Roma, cioè il sacco di Roma, potesse essere simile all'attacco alle Torri Gemelle per gli Stati Uniti. Più o meno, sì, qualche vicinanza ce l'ha, ma è di gran lunga peggio. Cioè il sacco di Roma è qualcosa di infinitamente peggiore per i romani di quanto non sia stato l'attacco alle Torri Gemelle degli Stati Uniti, no? Tanto che Agostino di Ippona, che sta in Africa in realtà, quindi non è che sia proprio lì, è talmente tanto scosso che ci lavora 13 anni, dal 413 al 426, per scrivere tutta un'opera utopica che è il De Civitate Dei, in cui dice: guardate che c'è la città dell'uomo dove viviamo tutti quanti noi, ma c'è anche una città di Dio e noi possiamo scegliere se essere cittadini di questa città dell'uomo, questa città conflittuale, violenta, destinata sempre al crollo, oppure essere cittadini della città di Dio, vivere in una città, tra virgolette, perfetta, ecco, mettiamola così, no? Il fatto è che questa città di Dio non è una città che un domani si realizzerà, questo è molto importante da comprendere, ma le due coesistono nel qui e nell'ora, hic et nunc. Da sempre e per sempre, fino alla fine dei tempi, ci sarà la città dell'uomo e la città di Dio che vivono insieme. E le descrive così Agostino, anche qui cito: l'amore di sé, portato fino al disprezzo di Dio, genera la città terrena. L'amore di Dio, portato fino al disprezzo di sé, genera la città celeste. Quella aspira alla gloria degli uomini, questa mette al di sopra di tutto la gloria di Dio. I cittadini della città terrena sono dominati da una stolta cupidigia di predominio che li induce a soggiogare gli altri. I cittadini della città celeste si offrono l'uno all'altro in servizio, con spirito di carità e rispettano docilmente i doveri della disciplina sociale. Ecco, quindi la città di Dio si crea tutte le volte che le persone sono dedite agli altri, sostanzialmente. Cioè, tutte le volte in cui vivono, oggi possiamo dirlo in maniera così un po' banale, un po' semplificata, in uno spirito di altruismo, questo crea la città di Dio, uno spirito di altruismo. Uno spirito di egoismo crea la città dell'uomo, la città del conflitto, la città della violenza, no? E la città di Dio e la città dell'uomo sono l'immagine utopica perfetta per raccontare la visione utopica cristiana, per esempio. Chi è il santo cristiano? Il santo cristiano è questo, non è quello che incarna la perfezione nella terra, perché nessuno incarna perfettamente la perfezione, ma quello che è in tensione, che tende verso questa perfezione, per quello che ci prova costantemente. La santità è questo, è provare costantemente a vivere in questa città di Dio e a viverci quando? Oggi, nel qui e nell'ora. Ritorniamo sempre alla domanda, ma la sostenibilità, questo mondo sostenibile, allora, è una promessa di un mondo futuro che si realizzerà o è un qualche cosa che noi oggi dobbiamo incarnare? È un qualche cosa che smuove me stesso oggi, hic et nunc, no? La mia virtù, tutta la mia mente, tutto il mio corpo, addirittura il mio spirito, o è un qualche cosa che un domani si realizzerà tramite un cambiamento delle istituzioni, eh? Adesso ci avviciniamo, perché? Perché, per esempio, appunto, citavamo prima Thomas Moore, no? Che scrive Utopia, diciamo, no? Il testo che dà nome a questo concetto importantissimo nella storia umana. E Thomas Moore, quando lo scrive dopo che Enrico VIII, nel 1534, aveva emanato l'atto di supremazia, no? Cioè quando Enrico VIII dice: senti, a me non mi sta bene questa cosa che io devo obbedire al Papa, non mi importa niente, il Papa lo faccio io. E lui dice: ecco, da questo momento il Papa sono io, la Chiesa inglese deve obbedire a me, no? Fa questa roba qui, no? E allora lui scrive questo testo in grande opposizione, un'opposizione che poi gli costerà il martirio. Infatti Tommaso Moro è stato giustamente definito una sorta di Socrate moderno, no?
Ed è anche lui un uomo che sta sulla soglia, un uomo che sta sul passaggio, no? Come erano stati Platone, Cicerone, Agostino. Sono tutti persone che si rendono conto che sta per cambiare tutto e il mondo potrebbe da quel momento in poi prendere una direzione totalmente diversa, che è esattamente quello che è successo dopo Platone, dopo Cicerone, dopo Agostino e in realtà anche dopo Tommaso Moro. In realtà poi ogni volta il mondo ha preso una direzione opposta rispetto a quella che questi autori utopici speravano. Però cosa fa? Cosa racconta, ad esempio, Tommaso Moro nella sua Utopia? Racconta di una società molto semplice, molto mite, ma anche molto acculturata, che non si dà alla ricerca della ricchezza personale, non si dà alle grandi navigazioni, ai grandi commerci colonialistici, come stava per fare l'Inghilterra di quel secolo, capito? Perché in forte critica alla società che lui vive. Ma si dà a una vita, proba, a una vita caratterizzata da una grande semplicità, appunto, no? In cui, ad esempio, per dire, gli schiavi vengono tenuti con delle catene d'oro. È un'immagine bellissima questa, una genialata di Tommaso Moro. Cosa vuol dire che gli schiavi hanno le catene d'oro? Che l'oro che le persone ricche si mettono al collo, si mettono ai polsi e via dicendo, in realtà sono delle catene di schiavitù. E lui si rivolge così a tutti i cortigiani che sono pieni di oro, che obbediscono al loro sovrano e dicono: sì, voi siete pieni di oro, non vi rendete conto che siete degli schiavi. Quelle catene qualcuno ce l'ha in mano. Ecco, ve lo racconto con questa utopia. Invece, gli uomini buoni non gliene importa niente della ricchezza in quanto tale, e si dedicano invece all'armonia della città. Ecco, l'utopia è questa cosa qua. È l'elaborazione di un non luogo, di un luogo irreale, irrealizzabile in realtà, ma ciò nonostante desiderabile, da edificare innanzitutto in interiore homine, cioè dentro di sé, a partire da se stessi. Richiede l'impegno virtuoso e ininterrotto di chiunque voglia vivere in prima persona in questa utopia. L'utopia è essere in tensione, in una tensione migliorativa e costante di se stessi, sapendo che ciascuno è il bene comune dell'altro. Questa è la logica utopica, secondo la classicità, in tutto quanto il Medioevo, in una logica cristiana. Poi succede qualche cosa. Poi, durante l'età moderna e poi contemporanea, l'interpretazione dell'utopia cambia completamente. Per esempio, Sir Francis Bacon, 100 anni dopo Tommaso Moro, scrive un testo totalmente differente, no? Siamo a cavallo fra il 1500 e il 1600 e lui scrive La Nuova Atlantide e dice questa cosa qui: nel futuro, cari inglesi, se tutti quanti vi date seriamente al commercio, al mercato, al colonialismo e alla totale obbedienza nei confronti del nostro re Giacomo, nel futuro vedrete che l'Inghilterra dominerà il mondo e noi vivremo in una società perfetta. Vedete, cambia completamente, no? Primo, non richiede nessuna virtù. L'impegno c'è, ma non è un impegno, come dire, conflitto di combattimento nei confronti del vizio individualistico, anzi, proprio il contrario, dice: ricerchiamo la ricchezza il più possibile, ricerchiamo il potere il più possibile, facciamola come in Inghilterra, seguiamo in maniera cieca il nostro sovrano e vedrete che faremo il nostro mondo perfetto, cioè domineremo il mondo dal punto di vista anche tecnico-scientifico, perché la Nuova Atlantide di Bacone è un testo in cui l'essere umano è in grado di fare qualunque cosa tramite i ritrovati tecnologici, no? Ricostruiremo il paradiso terrestre. Ora, questa qui è un'utopia. Mica tanto, non è più un'utopia. Infatti, cambia nome, è più che altro un utopismo. Che cos'è? È l'immanentizzazione dell'escatologia cristiana, cioè, diciamo in maniera facile. L'escatologia cristiana cosa ti dice? Alla fine dei tempi, andremo tutti quanti in paradiso. L'ho fatta facile e anche detta male, ma non importa. Ma alla fine dei tempi, cioè il paradiso non sarà su questo mondo, è dopo, è alla fine, è dall'altra parte, ok? L'utopismo cosa fa? Inizia a promettere la possibilità di costruire il paradiso in terra. Facciamo il paradiso in terra. Ed è esattamente questo. Se uno si legge
La nuova Atlantide vede questo, dice: ma è un paradiso in terra, dove non c'è più male, non c'è più conflitto, non c'è più morte, non c'è proprio neanche più la morte umana, no? Dei corpi, ecco appunto il nuovo Eden, no? E stiamo parlando del 1624, no? Un testo, ormai sono passati 4 secoli, no? Un testo in cui il sogno è non controllare la tensione di dominio dell'essere umano in maniera appunto attenta e prudente, ma estendere questo dominio in ogni ambito possibile. Questo modello poi va un sacco di moda. Nel 1651 un altro inglese, Thomas Hobbes, scrive un altro testo utopistico e dice questa cosa qua: vogliamo costruire la società perfetta? Si fa così. Dobbiamo lasciare ogni diritto al governante e il governante dall'alto verso il basso. Farà sì che il conflitto fra le persone, cioè l'individualismo, l'anarchia, la guerra civile, perché lui scrive in un periodo di guerra civile non esisterà mai più. Ecco, e ciascuno di noi, che normalmente sarebbe un lupo, sarebbe una bestia, perché Hobbes scrive questa cosa qui, scrive Homo homini lupus, cioè ogni uomo è un lupo per l'altro uomo. Questa sottomissione trasformerà la bestia in un cittadino perfetto, capite? Senza bisogno di educazione, senza bisogno di virtù, senza bisogno di impegno, no? Basta un contratto. Con un contratto, l'uomo lupo diventa il perfetto cittadino, con un contratto, cioè con una costituzione. La riforma è costituzionale. Lui dice: facciamo tutto questo, tutti quanti lo facciamo e vedrete che faremo la società perfetta. Poi questa cosa qua va talmente tanto di moda che quasi 100 anni dopo Rousseau in Francia scriverà il contratto sociale. A questo punto siamo nel 1700, siamo in pieno 1700. Lui dice: facciamo un contratto sociale per evitare il conflitto fra gli individui, per evitare le disparità, per evitare che le persone perseguono la proprietà privata e così poi no, iniziano a entrare in lotta e qualcuno domina qualcun altro. Facciamo un contratto e con questo contratto sociale collettivizziamo e istituzionalizziamo la volontà generale di tutti quanti i cittadini, superiamo il vizio individualistico facendo cosa? Una riforma costituzionale. Costruiamo un modello comunitarista perfetto. E intenta questa roba qua, che poi sarà il modello della rivoluzione francese, che come ogni rivoluzione porta sempre a una dittatura. La rivoluzione francese infatti consegue con la dittatura di Napoleone, no? E poi poco dopo sorge un altro modello utopistico, che è quello del positivismo. A questo punto siamo a cavallo fra il 1700 e in realtà siamo nel 1800. I personaggi chiave che tutti quanti conoscono sono Saint-Simon e Comte, e questi ti dicono: no, non è la Costituzione a creare il mondo perfetto. Il mondo perfetto la fanno i tecnocrati, e questo ne avevamo già parlato, no? Cioè, dobbiamo costruire la società mettendo al centro l'industria, perché quando tramite l'industria noi avremo dato da mangiare, da vestire, da abitare a tutti quanti, avremo fatto il mondo perfetto, perché tutti quanti avranno la pancia piena, avranno una casa, ci avranno i vestiti, non avranno più motivo di conflitto, ecco qua. E quindi capite, cioè, non c'è bisogno di fare una scuola, non c'è bisogno di fare una catechetica, non c'è bisogno di studi, di arte, di cultura, no, c'è bisogno solo dell'industria. La società industriale realizzerà la perfetta umanità. Vedete che in un futuro accadrà questo. E il mondo via, gli è andato appresso. Sta di fatto che la perfetta società industriale poi diventò un incubo. Sappiamo tutti quanti le grandi disparità del 1800, che portarono a un altro sogno utopistico, che è quello marxista. E Marx dice un'altra cosa ancora, ma in realtà il modello è analogo per tutti quanti. Marx dice: no, no, no. Tutto questo va malissimo, guardate che è successo, guardate quante disparità, quanti conflitti, ci stanno i borghesi che dominano sui proletari e li trattano male, li sfruttano e li fanno lavorare nelle miniere, li fanno lavorare nelle fabbriche. Questa cosa è inaccettabile. La società perfetta è una società senza gerarchie, è una società piatta, è una società in cui tutti sono uguali, è la società comunista. Allora facciamo così. Proletari di tutto il mondo, unitevi. Facciamo una rivoluzione, ammazziamo tutti quanti i borghesi, li facciamo fuori tutti quanti, leviamo pure la Chiesa, così che nel frattempo leviamo anche ogni altro tipo di istituzione che fa pensare che nella vita ci sia di più che la materialità, creiamo una dittatura di partito,
con questa dittatura di partito, poi dividiamo tutti quanti i beni e così faremo la dittatura del proletariato e faremo la società perfetta. E capite? È tutto un meccanismo, una serie di meccanismi che ti chiede oggi una fiducia completa rispetto a qualche cosa da fare un domani. Fidatevi di me oggi voi tutti e vedrete che un domani avremo il paradiso in terra. E poi, anche qui, per l'ennesima volta, l'utopismo si trasforma in una distopia, cioè in un luogo terribile. Infatti, ogni tentativo di realizzare l'utopismo marxista si è sempre, sempre concretizzato in una terribile dittatura. Sempre. Perché? Perché è un utopismo. Perché non funziona, non funziona così. Allora, veniamo oggi, veniamo alla nostra crisi e alle sfide del nostro tempo. Ma quello di cui ci parla l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite è una promessa futura? Cioè, saranno le Nazioni Unite oppure saranno i grandi gruppi industriali a realizzare questo mondo perfetto e noi ci dobbiamo soltanto fidare? Oppure lo farà il pontefice? È un utopismo allora? O è un'utopia? Cioè, è sognare, se vogliamo, da questo punto di vista, tutti quanti insieme, un mondo realmente sostenibile, ma poi svegliarci da questo sogno e renderci conto che se vogliamo veramente vivere un mondo senza povertà, senza ingiustizie, senza disuguaglianze, dobbiamo sapere, primo, che questo mondo non esisterà mai. Secondo, che se vogliamo realizzarlo, dobbiamo iniziare a farlo dentro noi stessi. Come punto di partenza e poi rivolgerci alla nostra famiglia e poi al nostro condominio e poi al nostro quartiere, e poi ci sta la parrocchia, l'associazione, il comitato e poi ci sta il comune e poi c'è la regione e dedicarci con grande impegno e grande sforzo tutti quanti verso un sogno realizzabile che però ci richiede di rimboccarci le maniche, di metterci in discussione, di studiare tanto e come dire così, di rimanere costantemente in tensione come una corda che per suonare bene è saldamente legata a terra da una parte sul ponte e dall'altra costantemente tirata dalla chiavetta verso quella che possiamo ancora chiamare oggi forse la città di Dio. È una domanda che vi lascio. La sostenibilità vera è un'utopia o un utopismo?